E a proposito di incendi ancora negli occhi, nel cuore di tutti, la terribile devastazione della pineta d'Annunziana di Pescara non più tardi di un paio di settimane fa. E allora su questo la città continua a interrogarsi anche alla luce delle necessità di ripristino, anche di dare un futuro in particolare al comparto 5. È una polemica che da giorni stiamo seguendo sul nostro telegiornale, ma anche sui social. Luca Pompei oggi ci parla di un contributo interessante che è un po' legato alla storia della Pineta d'Annunziana, anzi del Parco d'Avalos di Pescara. Te Luca, buongiorno. Buongiorno Carmine, un saluto a tutti gli amici telespettatori. È dalla conoscenza del passato che si può ricostruire il futuro. Siamo partiti un po' da questo spunto nella diretta social di questa mattina in cui abbiamo appunto proposto un'intervista a un personaggio illustre. Lo vedete, si tratta di Tino Di Sipio, personaggio storico della politica abruzzese. Lui nel 1977 era assessore comunale ai parchi e fu lui a istituire il Parco d'Avalos di Pescara. Pensate, era il 1977. Da questa ricostruzione storica abbiamo fatto una lunga serie di riflessioni fino alla costituzione della riserva d'Annunziana, grazie all'allora assessore regionale Gianni Melilla, e da lì tutta una serie di provvedimenti di tutela della riserva d'Annunziana, in particolare, come dicevi tu, del comparto 5. Ma un dato di fatto, Carmine, è che quell'area così importante e prestigiosa non è stata mai trattata dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite come appunto una riserva, ma come semplice parco cittadino. Non sono state messe in atto tutta una serie di procedure per la tutela, la manutenzione, la prevenzione dagli incendi. Si parlava di manichette insufficienti addirittura nel comparto 5, quello che poi ha preso fuoco, addirittura solo una manichetta e nemmeno funzionante. Insomma, tutta una serie di procedure che hanno fatto di quello splendido polmone verde di Pescara un'area completamente abbandonata a se stessa, e l'incendio di quasi ormai 10 giorni fa lo testimonia. Adesso, per ripartire, bisogna ripartire da gente che ne capisce, gente competente. Ben venga il Comitato Scientifico per la Rinascita della Pineta d'Avalos, dice Tino Di Sipio, e soprattutto che si tenga conto delle caratteristiche di quel luogo. Ed è sbagliato potare subito gli alberi da adesso. Bisogna aspettare l'autunno, le prime piogge, per vedere come reagisce la pineta, e poi programmare la rinascita di un'area che tutta Italia ci invidia. Forse noi pescaresi, o almeno le amministrazioni che si sono susseguite, avevano poca consapevolezza di questo. Insomma, un contributo interessante, Carmine, assolutamente competente da parte dell'ex, tra l'altro, presidente della provincia di Pescara, Tino Di Sipio, che invito tutti a seguire, perché, insomma, anche vediamo dalle condivisioni e dai commenti che la gente apprezza, perché sono considerazioni assolutamente interessanti in un momento, come dicevi tu, come questo, dove ci si interroga sul futuro della nostra pineta d'Annunziana. Te, Carmine. Grazie Luca, allora vi ricordo, l'intervista è sulla nostra pagina social, la pagina Facebook di Rete8 e si può appunto vedere e commentare integralmente, dura circa 20 minuti, è sicuramente un contributo molto interessante.